al mio canale. Oggi la AliExpress, dopo un po' di indecisioni, si è decisa di rimandarmi un drone, che il tanto drone commentato sui miei video, il JJRC. Solo che stavolta non mi hanno mandato più un JJRC, ma mi hanno mandato l'originale. Mi hanno mandato nella sua bellissima borsa guardate come è fatta bene la borsa, il C-Fly Dream. Ta-tam. Come potete vedere, l'ho preso rosso perché mi piace di più. Sarebbe, come dire, la versione originale del JJRC, perciò in teoria dovrebbe volare meglio, non dovrebbe fare come ha fatto a me che mi è volato. Però ho preso la versione 2019 che ha in dotazione lo stesso telecomando del JJRC. Cosa che io trovavo meglio l'altro telecomando che era più bello. Era meno plasticoso, era meno tutto. Vedete? Questo qui è lo stesso identico del JJRC. Oltretutto, la borsa è ben organizzata. Vedete il caricabatterie, i cavi, le eliche, l'adattatore europeo, il foglietto per il radiocomando, l'istruzione del radiocomando, e qua davanti ci ho messo, ma dove ce l'ho messo? Qua dietro ci ho messo l'istruzione del drone. Tanti hanno richiesto il video sull'upgrade del JJRC, ma purtroppo DJI non è così tanto stupida per dire facciamo pezzi adattabili ad altri droni, perciò la cosa è abbastanza impossibile, dovrei trasformare completamente il drone, e perciò ho detto non vale la pena, perché anche perché dopo la caduta di quel drone non valeva la pena spenderci soldi sopra per trasformare totalmente il drone. Perciò ho deciso di accettare di che mi rimandano un drone, e mi hanno rimandato questo, il C-Fly Dream. Caratteristiche: ha una cosa in più questa del JJRC, cioè c'ha il GLONASS, perché JJRC non ce l'ha. Perciò, oltre ad avere il GPS, ha il GLONASS integrato. Vabbè, ovviamente la telecamera 1080p stabilizzata su due assi, il solito metodo di accensione, la stessa musichetta, stesso tutto, stesso radiocomando, tutto uguale. Oggi, siccome è una bellissima giornata, ho deciso, siccome non sono in Svizzera, sono venuto a trovare i miei genitori, infatti la location dove sono a girare il video è un'altra. Oggi, siccome è una bellissima giornata, vorrei fare un bel video con questo, un po' cinematic, metterlo a confronto con il fantastico Jamie. Stessa location, girerò lo stesso video praticamente con due droni diversi. E ovviamente il Jamie è un 13 megapixel 4K, che comunque sia tutt'altra cosa, però sono belle tutte e due. Questo qua è giusto giusto per iniziare nel mondo brushless e nel mondo video stabilizzato, che comunque sia, secondo me, è un bellissimo drone. Qua ovviamente per montare
Il radiocomando. Aspettate che devo studiare un po' sopra. Tac, così. Comodissimo perché l'hanno studiato col buchino qua, così almeno per quando si deve ricaricare si mette nel buco. E non è scomodo perché non disturba alle antenne. Questo qui è il radiocomando. Allora, questo qui è il tasto per selezionare i modi, cioè nel senso, questo qui è il modo con GPS, il modo senza GPS, poi take off, take out, fotocamera, start della registrazione, la fotocamera scattare una foto, il return to home, e poi non c'è nient'altro. Il resto sarà tutto sull'applicazione. L'applicazione non te la posso far vedere che sto girando appunto col cellulare dove c'è l'applicazione, perciò è inutile che vada a cercare. Niente, il resto, questo è il caricabatterie, molto comodo. Ovviamente qua ci sono le eliche, adattatore. Un'altra elica e le chiavette per smontare le eliche e per smontare qualcos'altro. Poi ovviamente non c'è più nient'altro a parte i cavi che mi sono volati per il caricatore e questo giallo e questo giallo sì, e questo bianco per il radiocomando. Poi, ovviamente oggi con calma andrò sul lago di Lugano e farò un video, un piccolo video. Non sono indeciso tra andare al lago di Lugano o al lago Maggiore, ma penso più per essere più vicino al lago di Lugano. Al lago Maggiore ci andrò quando avrò il Mavic, che andrò sulle isole delle bambole e farò un bel video là. E niente, questo è tutto. Da Grab Step e dal C-Fly Dream è tutto. Penso che questo qua comunque sia sarà volerà molto meglio del JJRC perché ovvio è la casa produttrice originale di questo drone comunque. Penso che è tutto. Comunque sia ragazzi, mi raccomando continuate a iscrivervi perché grazie a voi dall'essere così piccolo sono diventato un pochettino più grande. Così tanto. Cioè, da 60 iscrizioni siamo arrivati a 193 iscrizioni. Perciò grazie di tutto per il sostegno. E mi raccomando, iscrivetevi e al mio prossimo video. Ciao, io.